Ci siamo! Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Siamo sopravvissute a queste a questi 5 minuti lunghissimi di countdown in cui stavo tipo ansiando malamente. Ma però c'era una musica bellissima sotto, cioè era tutta bella da carica. Abbiamo ripristinato per oggi appositamente la sigla della precedente stagione di Ti racconto una storia, perché con l'iniziale filigranata era troppo bella. Perfetto. Ci stava benissimo. Che noi adesso stiamo facendo una parentesi per viaggi e viaggiatori, quindi abbiamo modificato la cover, ma cioè, era la nostra, era perfetta per Pendragon. Bellissimo. Allora, come state? Cariche? Carichissime. Super. Ma tra l'altro siete stati super carini anche con le descrizioni dei nostri canali, cioè veramente super cute. Io non le ho ancora viste. Tantissimo. 12 ore a cercare link e poi giustamente Bea fa: ma se te li mandassimo? Io sì, grazie. Troppo buone, datemi una mano. Tra l'altro mi fa veramente stranissimo che Eugenio mi fa: ma allora oggi per Ti racconto una storia? Io, oggi solo storiche a Ti racconto una storia, niente antropologi, mi dispiace. E mi bullerò tantissimo di questa cosa. Vedo che c'è un sacco di bella gente, ciao a tutti. Dunque, guarda quanta bella gente, ciao ragazzi, che bello vedervi qua, siamo super emozionate, poi il 21 sarà una giocata fantastica, lo sappiamo già. Della serie proprio no pressure sulla master. Ma che Laura, dai, sei una garanzia. Allora, visto il livello medio dei personaggi in questo gioco, che di solito sono poco più che scudieri e quindi crepano malissimo, se non facciamo un total party kill nei primi 20 minuti mi posso ritenere soddisfatta. Ottimo. No pressure, quindi, vero? No, esatto. Ora inizio ad avere un po' di presso. Oh sì. Non è difficile, dovete semplicemente rimanere vive in un mondo in cui siete cavalieri, ma non dovreste esserlo, in cui tutti vi ostracizzano, in cui ci sono delle creature fantastiche che vi vogliono morte e in cui state cercando degli oggetti che probabilmente non esistono se non nelle leggende. Insomma, ma dovrebbe andare storto. Esatto. Posto, no? Non vedo niente di strano. No, non ci saranno piramidi. Non vi preoccupate, non ci sono piramidi a Camelot. Non andranno a cercare male. Almeno quello. Chi è che ci fa venire i flashback del Vietnam? È Sbrillo. Per forza Sbrillo. Solo che Sbrillo. Ma quello non è un drago nero antico. Credo di... TPK. Esatto. Allora, però devo dire che mi ci sono messa di impegno perché avevo un'opzione: essere veramente epica e quotare tutti i personaggi della Disney o fare la storica. Secondo voi cosa ho scelto? Disney. Fare la storica male in cuore. Esatto, ma me li sono tenuti come easter egg, quindi incontrerete un PNG più o meno ogni tre secondi e mezzo, questi PNG saranno chiaramente tutte reference alla Disney, per forza. Ci sarà per forza un Ettore! Martino! Mamma mia! Ma voi piuttosto così. Che personaggi vi aspettate? Perché io di questo sono curiosa. Cosa vi piacerebbe fare? Aspetta, incontrare? No, come personaggio, chi vi piacerebbe essere nel ciclo arturiano? Calcolando che voi del gioco sapete giusto che è un gioco arturiano, quindi ecco, così, a lume di naso, che tipo di personaggio vi piacerebbe interpretare? E io Morgana. Subito... Cadremmo tutti lì. No, ferme tutte. Giacomo, che vuol dire che hai interrotto una conferenza di Barbero per vedere questa live? scusa? Quindi... Ti voglio bene. Cuoricini. Abbiamo una Morgana, poi è troppo bello. Stavo per dire Morgana anch'io, ma a questo punto ci hai rubato tutte. Sì, ce l'hai rubato. Facciamo Mordred, dai, così non... Ma a voi buoni fanno schifo, fatemi capire. Ed è subito Team Evil. No, cioè ci piacciono anche i buoni, però Morgana è Morgana. Ha un suo fascino. O se no, la signora del lago.
Ecco, io la butto lì con Morgause. Ah, ecco. Già interessante. Sì. Ma femminili e non che maschili, morte. Ah, attenzione, sì. Abbiamo un Galvano in chat, eh? Qualcuno propone Galvano. Ha. 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 Rido ha. Io adesso. E quando ride Laura non è bene. No, mai, mai. Riesco a giocare horror anche quando gioco storico. Laura, che ansia. C'è Bea? Paura, ma allora, personaggi femminili me ne vengono in mente pochi. Sicuramente non Ginevra, che non, perdonatemi ma non la sopporto. E... tanto non sei l'unica, perché tra lei e Lancelot in realtà io proprio non li posso vedere. Personaggi maschili... personaggi maschili da bambina mi piaceva farsi fal, però ammetto di essere abbastanza ignorante, avere poche memorie, per cui non so. Scusate, che vuol dire? Non che voglio dire aspetta... cavolate, mi... Io qui vedo gente che si aspetta traumi. Ragazzi, so anche masterare cose che non sono horror, dico davvero, mi ci metto d'impegno, Allora, dico, pensavo... davvero. Dico davvero, credetemi. Ci stai dicendo questo? Beh, se siete deluse, metto, non lo so, facciamo una roba a tema Halloween. Oh no, un'altra volta. Oh no. Here we go again. Oh no. Vabbè, diciamo che la madre e Annetta in questo ormai sono più che temprate. Cioè, una è sopravvissuta alle follie in Egitto, l'altra alle follie a Parigi, adesso facciamo le follie a Camelot, quindi... E non sono mai più uscita da là dentro, tra l'altro, quindi c'è proprio follie totali. Cioè... No. Beh, in effetti anche la madre non è mica certa di essere uscita. No, infatti... Che destino comune, aiuto! Vero? Mamma mia! Vabbè, allora, abbiamo una serie di insegnamenti. Primo, i PG non devono toccare nulla. Secondo, state lontano dalle vecchie. Terzo, un'odalisca da sola in una stanza non è mai una cosa buona. Quarto, qualcuno di voi deve fare esplodere qualcosa per prendere il posto di Gabrio. Ok, ecco, abbiamo una vincitrice. Va bene, dai, però vi comincio a dare un po' di suggerimenti. Allora, noi oggi abbiamo commutato il nostro consueto format del martedì di ti racconto una storia in ti racconto un ciclo arturiano. Questo è il nome alternativo di quest'oggi. Quindi ci divertiremo a creare i PG, o meglio, a scegliere e a caratterizzare i personaggi della sessione che giocheremo sul canale di Annetta giovedì 21 alle 21 per questa sessione originale di King Arthur Pendragon della Chaosium che... ho intitolato Il respiro del drago. Non vi preoccupate, ovviamente non ci saranno draghi. Era veramente troppo scontato, altrimenti mi serviva un titolo figo, un po' epico, quindi non vi preoccupate. Ti racconto una scheda. Red Fudo, tutta la sei sudata questa scheda insieme agli altri di Giano Traduzione. Altro che, vedo che in chat ci sono i ragazzi che hanno lavorato sulle schede. Dovete sapere che è stato un bel lavoro di gruppo perché il gioco è inedito in italiano e quindi per farvi avere qualcosa di, diciamo, leggibile, visto che è parecchio scritta la scheda, ve l'abbiamo tradotta. E quindi le schede che io adesso vi ho girato in chat sono quelle in italiano, ovviamente una versione fan-made, quindi ecco, prendetela per buona. E le vedremo tra poco insieme. E allora, King Arthur Pendragon, noi stiamo giocando... tra l'altro Pendragon, io ogni volta lo pronuncio Pendragon, però so che ci sono diciture diverse. Mila, tu come dici, Pendragon o Pendragon? Scuole di pensiero, in realtà, perché anch'io l'ho sempre detto Pendragon... Ho sentito anche il Pendragon, ma a noi andrà bene Pendragon, direi. Madre, hai vinto tutto, io non ti vorrei niente. Ma... Ok, allora, la nostra sessione è ambientata in un momento veramente specifico, perché il manuale, nelle sue belle 300 pagine, ha... una cosa come due capitoli sul gioco vero e proprio, un paio, diciamo, sulla scheda, e il resto è tutta ambientazione. Molto storica, molto curata, c'è una bibliografia in fondo ricchissima, quindi ecco, diciamo che mi sono potuta divertire veramente tanto, e cercano di unire il più possibile storia e gioco, facendo un lavoro veramente equilibrato. Tra l'altro hanno cercato di riunire il più possibile le fonti, per cercare di dare un minimo di unità a un corpus che altrimenti ha 1,5 miliardi di varianti. Quindi,
noi giochiamo nel 541 d.C. Quindi, mentre il setting ufficiale del gioco è 485, Uther è appena morto, sta per cominciare il lungo periodo che vede l'arrivo di Artù, l'estrazione della spada, il regno di Artù, la cerca del Graal. Ecco, noi arriviamo alla cerca del Graal. Cioè, skippiamo praticamente quasi il primo secolo di ambientazione ufficiale e ci andiamo a collocare quindi in un momento in cui la tavola rotonda già c'è, i cavalieri hanno già fatto un sacco di cose, la cerca del Graal è fondamentalmente al suo culmine e quindi in Inghilterra c'è un sacco di fermento, c'è fervore, la gente va in giro a fare avventure, ci sono apparizioni o sporadici avvistamenti anche di creature fatate, perché nonostante il gioco sia un low magic, comunque l'elemento dei fey è presente, okay, giustamente. Mm-hmm. E c'è questa unione tra culti pagani, ancora vivi sebbene segreti, cristianità britannica e cristianità romana, perché ovviamente il rapporto con l'impero romano è presente nel gioco, tant'è che i personaggi ha cercato di farli i più variegati possibili, per cui abbiamo... Siete pronte? Ah, vai! Rullo di tamburi. Quattro archetipi. La madre già prende appunti. Ma sul serio, giuro. No, dai, io non sto prendendo appunti, aiuto. Un momento per apprezzare che i riassunti della madre mi hanno salvato durante la campagna dei sogni di Hypnos, perché io stessa non mi ricordavo loro cosa avessero scoperto e cosa no. E ogni tanto le messaggiavo la notte dicendo che per caso mi puoi passare i riassunti della sessione. Vedi che il mio disturbo ossessivo compulsivo aiuta comunque, insomma. E quindi abbiamo la donna erborista con un passato da pagana. Abbiamo l'aspirante cavaliere, un po' avventato, un po' coraggioso, ma nel senso brutto. Abbiamo la nobile che vuole amministrare le sue terre nel modo migliore possibile. E il cavaliere dall'animo cortese, quindi il cortigiano in senso etimologico, dall'animo romantico. Sono i quattro archetipi dei personaggi del ciclo arturiano, grosso modo. La particolarità di questa nostra sessione è che i personaggi sono tutti donne. Perché dico che è particolare? Perché il gioco è pensato per avere schede differenziate. Cioè, personaggi maschili e personaggi femminili hanno abilità diverse ed esistono due schede diverse. Questa cosa mi commuove, mi fa sempre starnutire. Tra l'altro, ecco, quando parlo di sessione tutta al femminile, ho visto che c'è un Reveler che ci sta seguendo in chat. Ciao ragazze! Sono molto contenta che siate qui, che bello. E, allora, la cosa qual è? Perché i personaggi sono differenziati? Perché nel ciclo arturiano i ruoli sono ben distinti. Non sono uno migliore o uno peggiore, ma semplicemente le donne hanno delle abilità specifiche, gli uomini ne hanno degli altri. Allora io qui mi sono trovata di fronte a una situazione particolare, perché io invece avevo assolutamente interesse a fare un party totalmente femminile per fare qualcosa di diverso, che mostrasse dei personaggi particolari del ciclo, perché ci sono comunque delle donne... soldatesse, tra virgolette, anche nel ciclo arturiano. Un caso specifico è uno dei personaggi che vedremo tra poco. E quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito le regole particolari per fare personaggi diversi dal canone. Quindi, avremmo tre personaggi con la scheda maschile, nella sua versione femminile, e un personaggio con la scheda femminile, così da avere tutte quante le abilità utilizzate. D'accordo? Mi sono fatto una soluzione. Così non rischiamo di avere delle abilità che non coperte e di morire ancora più facilmente entro i primi 30 minuti. Ecco. Anche perché, ottimo, udite, udite, allora, il personaggio medico è il personaggio donna. Quindi se non vi avessi messo una scheda femminile, non avevate neanche un curatore. Il che... Ah, quindi non c'è il corrispettivo uomo, cioè gli uomini sono tutti cavalieri, nessuno sa curarsi? Esatto. Molto bene. Allora, un momento per apprezzare che in questo gioco non esistono stat di intelligenza. Viene esplicitamente detto, sei un cavaliere,
non devi essere intelligente. No, vabbè, ma perché? Cioè, viene detto, fondamentalmente esegui gli ordini, fine. Siamo tutti sì, Caio. Fa molto ridere questa cosa. Ma nella traduzione della scheda, il problema qual è? Che noi abbiamo una serie di vizi e di virtù e quindi sono tutti personalizzati, quindi hai onesto, moderato, prudente e così via. Allora abbiamo deciso, poiché possiamo avere effettivamente personaggi femminili con la scheda maschile, per la traduzione di adottare la schwa. Quindi tutti quanti i termini sono fatti il più possibile in modo, come dire, inclusivo, così da avere, insomma, non avere problemi di... Vabbè, non mi viene, avete capito. Neutrali. Neutrali, ecco, così sono neutrali. Quindi, io però, visto che ve l'ho menzionata tanto, una ve la faccio vedere, di scheda vuota, come è fatta. Così vi fate un'idea. Tra l'altro viene detto che questo gioco è un gioco narrativo. Vi dico solo che a un certo punto ci sono le parentesi quadre per fare i conteggi delle abilità. E io ho avuto tipo, non è vero, non è narrativo. Troppi numeri. Oggi ero su Discord con Annetta e a un certo punto mi ha sentito che cominciava a fare la 121 più 22 meno 43 diviso 4. Sì, poi chiedeva a me di confermarle i numeri e io... Sì, no, giusto, Laura. Quindi se ci sono dei numeri sbagliati confermati è in parte anche colpa mia, mi dispiace ragazzi. Ma guardate, la cosa è bella, se i numeri sono più alti del previsto, che facendo i conti vi sembrano più alti, voi fatevi gli affari vostri, nel dubbio sono corretti. Meglio un valore più alto che un valore più basso. Va bene, ci piace. Non... Sergio, altro che un contabile, qua mi serve un pallottoliere. Allora, il discorso qual è? Fondamentalmente ha un miliardo di conti, un miliardo di dettagli che sono puramente narrativi. Cioè, il sistema okay. di gioco è, questo è un D20, fai meno del valore della tua scheda. Fine del sistema di gioco. Allora la domanda è, perché io ho 660 numeri per poter dire questa cosa? Non lo so, è per caratterizzarla meglio. Fatto sta che ci ho messo tre quarti d'ora, però. Superata la prima difficoltà, poi è andato tutto liscio, insomma. La prima scheda ci ho messo un'ora e mezza, l'ultima 10 minuti. Quindi ecco. Chi si becca chi l'ultima scheda fatta probabilmente avrà tutti i numeri sballati. Siete contenti, no? Allora, questa è la scheda della dama. Vedete? L'unica voce che abbiamo lasciato questa è giocatore. Per il resto abbiamo tutti quanti i dati personali. Quindi, diciamo, quanti fratelli e sorelle si hanno, qual è la propria cultura, la terra natia, qual è la classe sociale del personaggio e così via. Abbiamo i tratti personali, quindi abbiamo vizi e virtù, sono tutte quante coppie, ovviamente uno al contrario dell'altro. Abbiamo le passioni, anche queste sono predeterminate dal gioco, e poi tutta quanta un'altra serie di elementi come l'equipaggiamento, le abilità che, come vi dicevo, differiscono tra una scheda e l'altra. La state vedendo, sì? Ok, ho condiviso. Sì. Meraviglioso. Le caratteristiche, che sono veramente molto scarne, come potete notare, non c'è intelligenza. Infatti. E così via. La seconda pagina è soprattutto relativa alla gloria, perché essendo un gioco epico, lo scopo è ottenere gloria per aumentare... il proprio status all'interno dell'ordine cavalleresco e quindi raggiungere la tavola rotonda. Quindi abbiamo la storia di famiglia, che fondamentalmente dovrebbe riassumere la bio, in pratica dà una marea di informazioni sul personaggio ed è importante anche a livello di storia in gioco, e questo è per quanto riguarda la scheda. Ok. Ci stiamo? Ci siamo. Bene, siete pronte a scegliere i vostri personaggi? Sì, e siamo anche molto curiose, secondo me. Sì. Io vi ho fatto una brevissima introduzione, ma non vi preoccupate che poi... Ciao, zio Nano! Non vi preoccupate che poi dopo vediamo nel dettaglio il sistema, almeno le informazioni basilari, tanto il combattimento e queste cose qui le vedremo poi eventualmente giocando, se sopravvivete al primo turno di fight. No. Grazie. No, si possono mica fare favoritismi, No, vabbè...
solo sopravvivere, cioè non chiediamo favoritismi, voglio dire. Non no. C'erano i coltelli da burro qua, vero? In quest'epoca. Così, giusto chiedo per un'amica. Neanche dagli agarte. No. No, peccato, niente. Però a qualcuna di voi capiterà il kit del trucco, che non crediate può salvare la vita in diverse occasioni se vi dovete camuffare. Ci sono coltelli da ladro e tricicli di Cthulhu, mi dicono. Il triciclo di Cthulhu me lo ricordo, ho così un'impressione. Vero? Sì. Se lo ricorda vero, molto bene anche Laura, secondo me. Sì, sì, sì. Chi se lo scorda più? Chi se... Allora. Incubi, i tricicli. Siete pronte? Prontissime. Cornice narrativa. Voi giocherete una versione particolare di un racconto che in pochi conoscono, cioè il Perles Vaus. È un racconto ispirato in teoria alla storia di Parsifal, ma che è particolarmente diverso da tutti gli altri racconti, romanzi o informazioni sui Cavalieri della Tavola Rotonda. Tutti i personaggi tratteggiati sono unici, tanto da farlo considerare probabilmente il meno canonico dei testi del ciclo arturiano. E la storia che voi andrete a vivere è una di quelle contenute all'interno del romanzo. E non è difficile capire il perché sia la meno considerata, visto che tutte le sue protagoniste sono donne. In primis, un personaggio che ad alcuni è noto anche per altri testi, appare anche nella Tavola Ritonda, una versione italiana del ciclo arturiano. E parliamo nello specifico, dovreste vedere adesso la bio, di Dindrain, la sorella di Parsifal. La nostra Dindrain è una nobile, è la figlia prediletta del genitore. È peccato che il primogenito è Parsifal. Già, quel gran genio di Parsifal, un giovanotto che se la crede tantissimo. È convinto che essere primogenito lo renda automaticamente il re dell'universo, è cavaliere per diritto naturale e quindi non si deve poi sprecare a fare nient'altro. Passa le sue giornate a gozzovigliare, a cercare avventure improbabili, a importunare i paesani. E chi cerca di sanare la situazione amministrando il regno ora che il padre è morto e facendosi ben volere e capendoci fondamentalmente qualcosa di politica, economia e via dicendo, è la nostra Dindrain. Passiamo a quella che è sua cugina, la sua dama di compagnia, Dama Isotta. La nostra, eccola qui, la nostra Dama Isotta è quella che viene chiamata una nobile minore. Fa parte del ramo povero della famiglia di Dindrain, quindi da giovanissima è stata immediatamente spedita a fare da dama di compagnia alla cugina più grande e da allora sono diventate inseparabili. Quello che non viene fondamentalmente detto nella famiglia è che la nostra Isotta, poverina, è la pecora nera, perché sua madre era una sassone. In questo gioco si è automaticamente tutti quanti di Salisbury e quindi si ha in automatico il tratto odio per i sassoni. È proprio di default, ok? C'è un manuale a parte se vuoi giocare personaggi diversi da Salisbury e quindi tutti quanti voi siete ovviamente di Salisbury. La nostra Isotta però è stata cresciuta, almeno da piccolissima, dalla madre che le ha insegnato la cultura pagana di appartenenza e soprattutto la competenza delle erbe. Perciò è il nostro personaggio medico e, come avrete ormai capito, è il personaggio che ha il corrispettivo con la scheda femminile. Ma attenzione, ci sono due personaggi particolari, due cavalieri con molte virgolette, perché attualmente in realtà sono poco più che scudieri, una all'opposto dell'altra. Molti conoscono l'equivalente maschile del personaggio, Gawain o Galvano. Peccato che, come afferma l'autore del Perles Vaus, si tratti di un mero errore di grafia, perché si tratta di Gwen, non Gawain. Quindi la nostra dama Gwen è un cavaliere donna.
hanno provato a dirle in tutti i modi che non diventerà mai un cavaliere, che non c'è spazio per lei nella tavola rotonda, ma pare che lei non voglia assolutamente capirlo. Quindi continua ostinatamente a fare da scudiera al fratello, continua a cercare avventure, ad essere spavalda in modo veramente sconsiderato e a trascinarsi appresso la sua amica, che a differenza sua è una primogenita, unica figlia, e quindi avrebbe teoricamente la possibilità di accedere in un ordine cavalleresco, ma poiché è donna attualmente tutti stanno tergiversando, e questo nostro personaggio, che tutti conoscono erroneamente come Lancillotto, in realtà è Lancillotta, ma lei preferisce farsi chiamare Lotte. Quindi la nostra Lotte, o Lotti che dir si voglia, è nobile, nobile d'animo, è cortese, è sensibile, ha uno spirito romantico, fondamentalmente non vuole dare grane a nessuno. È nobile, sa di esserlo e basta. Gwen continua ostinatamente a dirle: no, ci dobbiamo ribellare, dobbiamo trovare qualcuno che vada a perorare la causa. E quindi si stanno fondamentalmente facendo il tour della contea di Salisbury a cercare nei diversi castelli degli appoggi, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Vedasi, Dindrain con il fratello sciagurato e la cugina. Quindi, questi, signore, sono i nostri quattro personaggi. E sono super belli. Sì. Un momento per apprezzare che Dindrain è un personaggio veramente del Perles Boss, e quindi tanta roba. È ispirato, cioè è veramente nel racconto la sorella di Parsifal va a cercare il fratello, incontra i cavalieri della tavola rotonda e dà una mano a trovarlo, quindi lei è veramente una guerriera riconosciuta dai cavalieri della tavola rotonda. Ok. Come ve li dividete, ragazze? Cioè ognuno dà un po' la sua preferenza. Sì, okay. Ovviamente ricordatevi che voi potete tranquillamente sistemarli, arricchirli, caratterizzarli, cioè non siete obbligate a tenervi quelle caratteristiche. Diciamo c'è l'archetipo, poi le sistemate come volete voi. Ok. In realtà a me ne piacciono un sacco. Vai, cioè, dici le tue preferite. Allora, io c'ho un debole fortissimo per fare il cavaliere, però ultimamente ho giocato un sacco di cavalieri, quindi potrei anche buttarmi sul nobile e andare sullo storico tipo Dindrain, una cosa di questo tipo. Se no, comunque, Gwen non è male, anche se non mi piace proprio, però... Non va affollate, ragazze, non vi preoccupate. Tipo, ho detto, non lo so, non sto dicendo qualcosa di sbagliato, aiuto. No, sono d'accordo. In realtà sono quelle che interessano di più anche a me, però a differenza tua, a me a questo giro piacerebbe fare il cavaliere. Quindi okay. Gwen mi sembra una che non può essere fermata nelle sue intenzioni, diciamo. Le dicono di non fare una cosa e lei la vuole fare. Sono io! Sento dell'affinità, così. Ah, sì, se, qualcuno, va bene. Se qualcuno trova delle reference a Rune e Cassandra nei personaggi, non vi preoccupate, sono assolutamente volute. Ok, che siamo a due. Bea, Mila? Allora, anche io diciamo che il pallino di fare il cavaliere, addirittura all'asilo, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, il cavaliere. Quindi ci terrei a fare un cavaliere. Quindi... Gwen, visto che ha già ricevuto preferenze, ma anche Lotte, che poi si ricalca Lancillotta, ma Lancillotta piace un sacco per il suo dissidio interiore, quindi a me piacerebbe, se non interessa ad altri, fare Lotte. Tranquilla, tanto Annetta te la lascia volentieri Lotte, mi sa. Ma allora, con Lancillotta è una questione di amore e odio, perché in realtà io lo apprezzo tantissimo, ma dall'altra parte fa delle cose che non mi vanno a genio. Lo apprezzo tantissimo quando è morto. Quando si sacrifica, quando è morto. No, non è vero.
No, cioè, è proprio amore e odio. Nel senso, non so neanche se riuscirei a rendergli giustizia talmente tanto. Non saprei bene, cioè, non so bene come interpretarlo. Non lo so. Secondo me non riuscirei a dargli il giusto... la giusta interpretazione, ecco. Qui dicono che hai la faccia da sassone. Non so se, calcolando l'odio che c'è per i sassoni nel manuale, io me la prenderei, fossi in te. A me lo stanno dicendo. Ma chi è che l'ha scritto? Ma. Non si fa, niente Sassoni. Uno, due, al massimo, no, come niente Sassoni? Al massimo eredi di Sassoni. Eredi di Sassoni, esatto. E a proposito di eredi di Sassoni, me la prendo volentieri io, Isotta. Mi piace l'idea di fare il personaggio medico, un po' pecora nera, un po' mezza strega magari, perché comunque è pagana. Mi piace un sacco. Ottimo. Quindi abbiamo... Quindi abbiamo la parte. Esatto. Quindi Annetta fa Dindrain. A questo la madre punto. Fa Gwen. Mila fa Lotte. E Bea fa Isotta. Ok. Sì. Ok. Pensavo che ci saremmo scannate, invece siamo state brave. Ok, è stata decisamente più rapida del previsto. Adesso dovrò inventarmi qualcosa per l'eccessiva ora. Questa cosa è molto bella. Grazie, siete un pubblico fantastico, ragazzi. Va bene, abbiamo qui Annetta però che aveva un compito, visto che i personaggi li avete scelti. Se l'ha dimenticato. Basta, adesso dici... Stavo agendo nell'ombra mentre sentivo mentre sentivo i personaggi, in realtà. Dai, condividici questo schermo, facci vedere questi PG. Allora... vediamo un attimo. Per ora ne ho abbozzato solo uno, perché in realtà io già... Ed è Parsifal, così a sorpresa. Tra l'altro posso dire che non mi piace più Parsifal dopo questa narrazione. L'abbiamo distrutto, vedrete dopo la sessione, ragazzi. Sì. E allora, io ho iniziato a dare un po' l'idea di, per ora solo di Isotta, perché non so perché mi ispirava la via. Quindi io la vedo... aspetta, devo... ma che sono curiosa di vedere come prendono forma, eh. Ok, dovreste vedere la mia condivisione schermo. Ok, dovrebbe esserci. Eccola. Ok. Ho solo abbozzato, questo a casa mia è fatto praticamente, è finito. Ma non è vero, non diciamo stupidaggini. No, però allora, se poi tra l'altro va dato alla Bea, che mi immagino possa giocarla molto... anche più tenera, un po' più, tranquilla, mi viene in mente. Ce la vedo su una posa un po' posata. Allora, ragazze, facciamo una cosa. Allora, raccontatemi come vorreste i vostri personaggi, cioè come vi immaginate a questo punto i personaggi. Il mio lo lasciamo per ultimo. E... narratemi. No, quindi tocca iniziare a me. Sì, via. Oh, no. Allora, un momento per apprezzare che il tratto distintivo di Isotta è pelle candida. Io ho visto Bea sbiancare. Questo personaggio. Che di solito arrossisco, ma in questo caso sì. ok. Non so, dimmi tu se te le immagini più... Allora, hai detto Laura che lei in realtà è nobile, ma non è la nobile tipo Dindrain, giusto? Fondamentalmente è una nobile minore e per di più povera. Quindi direi abito molto semplice, senza troppi fronzoli. Allora, abito semplice. Ciao Siric! Quante cose ho messo qua? Ok. Abito semplice, tra l'altro... aspettate, sto scrivendo troppo grande, mi manda in crisi. Allora, abbiamo detto che ha la pelle candida, giusto? Candida. Poi, abiti semplici. Beh, me la vedo con magari qualche scarsella, qualcosa con le erbe, oggetti che possono servirle. Tipo un coltello da burro. Pensavo più un coltello, ma...
Il copyright vede, su quello. Si vede Gwen con lo spadone a due mani e fanno, ma questo non è un coltello da burro? Per una tetta grande grande. Scusate. Allora, un momento per apprezzare la seguente cosa. In questo gioco, una delle caratteristiche importanti è l'aspetto. E in base al valore di aspetto del personaggio, tu ottieni dei tratti distintivi fisici che ti servono puramente di ruolo in questo caso, o per caratterizzare il personaggio. Io ho messo a tutte quante voi di default aspetto 15, perché è il valore, tra virgolette, medio-alto per poter dire sei nobile e gentile d'aspetto e d'animo. Quindi classico ideale di bellezza che include anche una serie di virtù. Quindi tutte quante voi avete sulla scheda due caratteristiche distintive. Ma siccome sono un sacco villain, mi sono detta, ma quanto sarebbe stato bello se la chat avesse dato così, pro bono, una terza caratteristica a ciascuna di voi? Quindi... La caratteristica del PG di Bea dovrebbe essere pelle candida e qualcos'altro che è scritto sulla scheda a sorpresa e che adesso è compito di Bea dirci. Ma la terza, ragazzi e ragazze in chat, sbizzarritevi. Come ve la immaginate, Isotta? Dite un po' qual è, secondo voi, il tratto fisico particolare che può caratterizzarla. Sto salvando il file, ragazzi, intanto, perché sennò poi mi dimentico. E poi perdiamo tutto ed è un casino. Ok. E cosa ci dicono in chat? Allora, io qui vedo una comoda treccia facile da acconciare in un crocchio per i momenti pratici. Grande temosare. Una brutta cicatrice, ragazzi, ma siete cattivissimi. No, perché una brutta cicatrice? Può starci. Oh, temosare dice aggraziata. Ah, sì, spoiler, dice... le avevo pensate entrambe per il mio. Abbiamo un furbetta, le lentiggini. Le lentiggini mi piacciono. Sì. Lentiggini le mettiamo, che secondo me bello. Molto piacciono. Ok. Ah, belli gli occhi di colori diversi. Gli occhi di colori diversi era bellissima, ragazzi. Bellissimo. Ah, tre piccoli nei sotto un occhio. Allora, il tuo personaggio finirà a rogo. Subito. Subito. Red Pudo ha odiato talmente tanto tradurre le schede che adesso i vostri PG sono automaticamente tutti mostri nelle sue descrizioni. Però, per esempio, la cosa dell'occhio diverso dall'altro è molto carino. Poi col fatto che lei ha questa discendenza sassone è molto carino come cosa, no? Sì, sì, ci sta. Sì. Ok, e quindi una treccia pratica avevano proposto, che dici Bea? Sì, sai che più che la treccia mi immagino più il torciglione, che è abbastanza... Ok, ok. Poi vabbè, cambia poco a livello visivo, però... Scrivo a torciglione. Giustamente, Siric, terzo occhio sotto la frangetta. Ma comodo! E ci può stare con la gonna, cioè con un abito lungo? Me la immagino sì, essendo comunque dama di compagnia, me la immagino, cioè non la immagino vestita comoda, purtroppo, anche se sarà una bella menata, però. Cioè ci sta, semplice ma comunque con un abito abbastanza... Io ce la vedo Gwen coi pantaloni... E sopra il vestito, sì sì, voi andate a cavallo all'Amazzone, come no? Ti svelo un segreto, Laura, quando ero piccola mia madre mi costringeva a mettere i vestitini, a mettere le gonne, tipo alle elementari, e io puntualmente mi infilavo sotto un paio di shorts. È vero, è una storia vera, quindi sì, perfettamente canon. Sei tu, Laura. Sì. Basta, sei Gwen, basta, fine. O Gwen e te. Tecnicamente, visto che il racconto è del 12-13 secolo, viene prima Gwen. Giusto. Così. Giusto. Non sono ancora così drago antico, ecco, diciamo. Manca ancora qualche step. Ce lo fai credere. Noi. Chissà. Chi lo sa. Vi sparo il tratto della distintivo della scheda. Vai. Dita fusolate. Veramente?
C'è bellissimo. Scritto sulla scheda. Sì. Beh, anche senso. Eh sì. Uccide le ferite, dita veloci, snelle. Non mi sono per niente ispirata ai canoni dell'antica Grecia. Pelle candida e dita affusolate. No, no, Laura, tutto a posto. Ragazzi, l'alternativa nella tabella, avendo tirato quel dado, mi era uscito folta barba. O così. Cioè, va benissimo. Secondo me ti è andata meglio con le dita affusolate. Sì, sì. Non vorrei dirti niente. Sì, va ma... benissimo. Beh, mi sa di sì. Mi sa di sì. Le dita affusolate. Che facciamo, Annetta? Mentre tu disegni, vai avanti a schiacciare questo, passiamo a sentire le altre? Sì, allora, secondo me conviene che prima le facciamo tutte. No, non lo so, ditemi voi. Così mi segno. Cioè, te li appunti tutti, infatti? Sì, okay. Sì. Ha senso. Sono cattivissimi. Folta barba era bello, sì, ho capito, ragazzi. Oh. Ma sulla fronte, ok. Diventava subito la sessione di The Circus, capito? Bea, ti volevano con l'occhio sotto la frangetta, gli occhi diversi. La cicatrice, non so io. La folta barba, sono un nano, una nana. L'ultima, perché adoro. Ma, manca il quello della chat o mi sto confondendo io? No, hai messi due. Della chat ce ne sono diversi, lentiggini, occhi diversi, capelli a torciglione. Ah no, beh. Ok, sono quelli della chat. Ok, perfetto. Allora mi stavo confondendo io, scusatemi. E allora passiamo al prossimo. Vai Mila. Ok. Mila. Allora. Beh, Lotte, essendo un aspirante cavaliere, io ce la vedrei comunque vestita alla cavaliere, insomma. Quindi c'è cioè, tipo in armatura, ma armatura tipo di cuoio, cioè perché sei ancora scudiero o una cosa un po' più... No, ci sta l'armatura anche di cuoio perché ancora non è diventata un cavaliere. Ok. Quindi... comunque un'armatura di cuoio e ci sta. Poi... quali sono i suoi tratti sulla scheda, così vediamo un po' quali sono. Sì, allora negli aspetti distintivi c'è di Lotte spalle larghe e lentiggini. Vanno un sacco di moda le lentiggini. Allora falle lei, non... le facciamo entrambe, scusa, che c'entra? Lentiggini è tipo come taglio di capelli? Allora io la vedo molto atletica, molto anche spartana, quindi la vedrei con magari una treccia, però anche un po' di ciuffi un po' sbarazzini. Ok, quindi treccia, facciamo sbarazzina. Ci può stare. Sì, un po' disordinata perché... Ma non perché... troppo, perché bisogna comunque mantenere cortesia. Diciamo, con i capelli un po' scarmigliati, sai com'è quando Gwen ti trascina da una parte all'altra della città urlando e correndo? Ok. Mi sto dimenticando qualcosa? No. Adesso vediamo la chat. Ok. Ragazzi, ragazze, per la nostra Lotte, che aspetto le diamo? Ho quasi paura, dopo aver visto cosa è uscito con Isotta, mi preoccupo tantissimo. Ecco la zoppia, subito. Eccola, è uscita anche la gobba prima. Capelli rosso fuoco, per sbrillo. Ragazzi, avete veramente un sacco di stereotipi legati al mondo delle streghe. Però le lentiggini... Esatto, ci sta come tipo... proprio come tipologia, capelli rossi, lentiggini. Vado, Mila? Aggiudicato? Vai, capelli rossi, ci sta. Vedo che il rosso piace a tutti, eh. Capelli rossi.
Visto, mamma mia, quanto sono disordinata a scrivere. Ma fate finta di non guardare. Ascoltate. Ok. A me piacerebbe che avesse un oggetto che ricordi il suo passato. Ah. Ok. Tanto datemi una mano a pensare a quale oggetto potrebbe avere. Bello, un oggetto distintivo. Ah, Sergio dice medaglione. Ci può stare. Sì, un oggetto che ha, però non, cioè che le ricorda il suo passato, che però lei non conosce. Ah. Oddio, Clalla Fenice, cosa hai appena detto? Arma preferita alla lancia, infatti è soprannominata Lancialotte. No. Ah. Bene, i vostri, questa sessione per me si conclude qui. Dai, ci sta il medaglione allora. Dai, sì, va bene. Se ti piace mettiamo il medaglione. Sì, però mettimi anche un singolo orecchino che ho visto sbrillo che l'ha scritto adesso, che è una bella cosa, l'orecchino singolo. Ok. Damiano dice un acquario che rappresenta il lago. Andiamo in battaglia un acquario. Allora, immaginatevi questa scena molto tipo vignetta, con Gwen che corre, che trascina per una mano Lotte, che a sua volta trascina un carretto con la boccia dei pesci. Bellissimo. Ci siamo. Quindi, però, e quindi le sue caratteristiche erano spalle larghe e lentiggini. E le lentiggini, ok. Molto carino. Molto carino. Mi piace, mi piace. Ma nella scheda ci sono segnate già anche le armi che hanno? E questa è la cosa che mi piace di più di questo gioco. Sì. Per il semplice fatto che avete tutte un equipaggiamento standard, tranne Isotta, che è dato da un'armatura, una spada, un coltello, o meglio un pugnale, e un X di monete d'oro che è dato dal vostro background familiare e quindi da quello che potreste avere a disposizione. Okay. C'è chi ha 12 metri di corda e il kit da viaggio. Ah, e avete tutte un cavallo. Oh, ah. Dobbiamo dare un nome al nostro cavallo. È vero, bisognerà dare il nome al cavallo. Esatto. Vero. E il nome alla spada per le cavaliere. Giusto. Ma io non ce l'ho. Però il cavallo ce l'hai. Sì, il cavallo sì. Tutte voi avete un cavallo da corsa. Lei no. Oh. No! Sulla scheda c'è scritto da corsa. Allora, obiettivamente non avrebbe dovuto averlo. Poi ho guardato le schede e ho fatto... No, ce l'ho anche lei. Glielo ha regalato il master per il compleanno. Allora, in realtà ho dovuto fare parecchi adattamenti per queste schede. Quindi per chi dovesse conoscere Pendragon come sistema, noterete alcune piccole differenze. Perché appunto, dovendo fare l'adattamento di personaggi femminili in un contesto maschile... per forza di cose ho dovuto fare delle piccole modifiche. Ad esempio, nel gioco viene dato per assodato che il personaggio di partenza ha come minimo 21 anni, ha appena finito il suo periodo da scudiero e sta per diventare cavaliere o comunque aspira ad esserlo e ha comunque un cavaliere di riferimento. È il primogenito della sua famiglia, eredita tutta una serie di cose e quindi ci sono queste voci all'interno della scheda. Ma voi non siete primogenite. Siete quindi come minimo secondogenite, primogenite femmine, quindi comunque siete si dividono i numeri. Di conseguenza non potete avere le stesse quantità di oggetti e gli stessi oggetti dei vostri fratelli, perché ce l'hanno già loro. Cioè siamo in un periodo in cui il primogenito maschio è eredito tutto, anche a scapito degli altri fratelli. Quindi è vero, avete i cavalli, ne avete uno, il vostro, quello che avevate da bambine. Non ne avete quattro, come dice il gioco. Non avete uno scudiero, perché? Perché Gwen e Lotte sono scudiere di loro stesse, fondamentalmente. Ecco. E così una via. Dell'altra. Una della, esatto, a vicenda. Quindi ecco, ci sono una serie di piccoli accorgimenti fatti per rendere un pochino più logico il gruppo di personaggi rispetto alle regole date dal manuale, che comunque ha una sezione apposita che dice se vuoi fare personaggi diversi, segui più o meno queste regole e poi vai ad occhio. Molto bene questo manuale, comunque. Sì,
sì. No, ma devo dire che nonostante lì per lì l'impatto sia ok, mi stai implicitamente dicendo che posso fare solo determinate cose, in realtà poi ti dà parecchia scelta. Mm. Però è pensato per qualcuno che abbia già, cioè queste modifiche sono pensate per magari qualcuno che abbia già un minimo di esperienza nel gioco come master, perché comunque devi ragionare molto all'ambientazione, al contesto, mentre i player possono arrivare e dire ah sì, Artù, Excalibur, fine. Per il master avere tutta questa serie di conoscenze è meglio, tant'è che ci dedicano veramente tanto tanto spazio. Domanda. Cioè, tante regole, sì. Relativa al manuale. Ciao, ciao. C'è per forza bisogno di avere un'infarinatura generale dell'ambientazione, della mitologia, comunque del ciclo arturiano, oppure si può anche giocare, diciamo, faccio questa domanda come se la facessero nella chat, per curiosità, oppure si può anche giocare conoscendo magari solo alcuni stereotipi, quindi quello che si è visto nei film, nelle serie TV, piuttosto che nella spada nella roccia. Allora, secondo me rende molto meglio se si hanno in mente solo gli stereotipi, per quanto riguarda i player. Perché in realtà il manuale è veramente molto, molto ricco e dà tantissimi... Ciao Mirko, ciao Giacomo! E dà veramente tantissimi spunti e un mare di idee, di possibilità, di descrizioni. Cioè, ragazzi, vi dico solo che a un certo punto entra nel dettaglio di come sono fatte le città di Salisbury con le varie mappe, con i mercati, quando si svolgono i mercati, quanta gloria e quanto denaro si può prendere a ogni fase e così via. Quindi, da una parte, il master, se sa qualcosina in più, è meglio, ma comunque leggendo il manuale ha tutto. Lato player, lo stereotipo può essere interessante perché poi in fase di sessione si possono venire a scoprire molte cose. Cioè può essere lo spunto e poi il master può veramente fare tanta divulgazione tramite il gioco, che è veramente curato da questo punto di vista. Buona sapersi. Vengono per esempio descritte nel dettaglio tutte le procedure per la cerimonia di investitura a cavaliere, quali sono i diritti e i doveri di un cavaliere, ed è molto ricco, quindi vengono forniti veramente tanti materiali per chi ne conoscesse poco o nulla e volesse però fare qualcosa di preciso. Però ci sono tanti modi, un po' come la sciottina demo che faremo noi giovedì, per scoprire pian pianino queste cose, arrivandoci un po' alla volta, senza dire ok, se non le sai non puoi giocare, proprio perché per l'appunto sei uno scudiero. Quindi perfetto, ok, Gwen, mi sa che tocca a te. Mi sa che tocca a te. Sì, io stavo pensando alle spalle larghe della nostra Lotte, ecco. Allora, ho pensato a una Gwen, visto che è sorella minore di Galvano e già le va male, l'ho pensata molto, molto strong come carattere, molto tosta. Allora, lei come caratteristiche, come aspetti distintivi ha occhi brillanti e sorriso spavaldo. Quindi a questo punto era carina l'idea quella di avere magari gli occhi di colore diverso. Ah, e qua ci poteva stare. Ci potrebbe stare magari con un occhio verde e un occhio azzurro a questo punto. Allora, aspetta. Me la immagino con i capelli neri, lunghi però acconciati in una treccia, perché siccome lei è cavaliera o vuole studiare da cavaliera, chi fa il cavaliere e ha i capelli lunghi non li può lasciare belli al vento, anche perché comunque le donne in quell'epoca non li portavano sciolti. No. Li portavano comunque acconciati in qualche modo. Non è così... Dipende dal periodo. Ricordiamoci che qui noi siamo nel VI secolo d.C. e la lunghezza dei capelli indica la nobiltà. Più ce l'hai lunghi, più sei nobile. Quindi datemi anche voi una mano con questi riferimenti storici che appunto... Cioè, per dirti, infatti, io pensavo che per la mia nobile i capelli potessero essere lunghissimi, effettivamente. Per dirti, no? Dato che comunque danno idea di... Non li tagli, nobiltà... per esempio, a me, per Dindren, mi sta venendo in mente di farli molto lunghi. Per dire, possiamo farli un po' più cortini, ma sembra un po'... Mm?
sembra i raccolti nella treccia, che è un po' più pratica. Sì. Ci sono casi storici di donne, diciamo, guerriere, che prima di andare in battaglia hanno fatto l'equivalente di un rito simbolico di consacrazione alla guerra, tagliandosi i capelli all'altezza delle spalle, che era a metà strada tra le suore, tra virgolette, e le nobili. Quindi una via a metà, okay, che indicava la via della guerra. Sigel Gaeta! Ne parleremo di Sigel Gaeta, non vi preoccupate. Eviterei un po' l'effetto Fantaghiro, quindi eviterei quel tipo di acconciatura. No, per carità, dai, quella è crudeltà. No, appunto, esatto, quella è proprio crudeltà. Io li terrei comunque lunghini, ma immagino per l'epoca fossero corti, però acconciati poi in una treccia, ditemi voi se è una cavolata, ovviamente, chiedo a voi perché siete più ferrate sull'argomento, un po' come le portano le donne dell'est, tipo coroncina. Okay. Tipo in questo modo, cioè non una treccia alla Lagertha, ecco, non una treccia vichinga, quindi coi capelli poi sciolti in fondo, cioè proprio una treccia acconciata e attaccata alla testa in modo tale da essere più comoda possibile e non avere capelli che si magari si strappano o si impigliano, oppure non dare la possibilità in duello di avere qualcuno che ti prende per i capelli e ti trascina. Quindi lei è furba, dice: io me li tengo tutti belli acconciati, così mi stanno sulla capoccia e non si muovono. E per quello infatti non li farei neanche troppo lunghi, perché comunque acconciare la treccia e scioglierla ogni volta diventerebbe troppo faticoso. E mi piacerebbe una bella striscia bianca, qua, sulla fronte. Una bella striscia di capelli bianchi, fra i capelli neri, che poi tra l'altro io in realtà avrei quella striscia bianca, solo che me li tingo, cioè tutto questo sarebbe bianco. Però rimane nero per adesso. E mi piacerebbe, diciamo, personalizzarla così. Per un terzo tratto, oltre occhi brillanti e sorriso spavaldo, ecco, il Lexix infatti diceva treccia arrotolata sul capo, perfetto. E infatti più o meno sto capendo, cioè fare una cosa tipo dietro di qua sostanzialmente, no? Attaccata, sì. Ok. Come, hai presente come se fosse l'alloro da laurea? Sì, ok, allora ho intuito. Così, ok. Sì. Sì, poi tra l'altro non la immagino troppo fisicata, cioè non me la immagino come una Brienne di Tarth, anzi me la immagino come una ragazza comunque tra il 1,65 e il 1,70, okay, però nonostante non sia fisicamente prestante magari come il fratello o come altri uomini che vogliono fare i cavalieri, abbia un carattere talmente irruento che riesca un pochino a compensare, e quindi è un po' anche attaccabrighe, cioè è pronta lì col coltello in mano, allora, a tirarlo fuori dalla scarsella. L'idea che dicevano della cicatrice sul mento o sulla fronte, che diceva Sbrillo, sì, potrebbe avere senso, perché lui dice appunto: me la immagino come una scavezzacollo. Esatto, quindi... esatto, perfetto, la cicatrice, sì sì, mi piace, che magari sale dal collo, arriva fino al viso, perché magari qualcuno le ha spaccato un bicchiere in faccia e lei ha risposto, solo che l'altra persona non ha più un occhio. L'altra così. Persona lo racconta senza denti. Esatto. Tra l'altro, Gwen ha armatura e scudo. Okay. Quindi anche lì, se lei è una scudiera che vuole diventare cavaliera, penso che abbia un'armatura comunque di cuoio, sì, o una cotta di maglia, ma comunque non un'armatura di quelle proprio pesanti. E poi dovrebbe avere lancia, spada e pugnale. È bella equipaggiata. Quindi vedi tu, Annetta. Siamo tutti dei porti, tipo un porto d'armi viventi, cioè abbiamo addosso, sì, 2000 cose. E questo è il motivo per cui in teoria i personaggi avevano 4 cavalli. Poteva essere utile. Uno era solo per la lancia. Ciao, Gwen. Molto, molto... Giustamente chiama il cavallo burro e è fatta. Esatto. mi sono fatta uno sketch di reminder, perché da come me l'hai descritta io me la immagino di disegnartela tipo che ti guarda così proprio, sì, proprio. Un po' sì, tu immaginala come me,
ok, quindi un po' con un po' corrucciata, anche se in realtà poi ha il sorriso spavaldo. Sì, sì. Quindi è un po' un ghigno, così. Sì. Mm. Frezza bianca. Una bella, bella, bella sfida, mi piace. Cioè, in pratica sul cuoio, anziché lo stemma, c'è scritto Viecce. Esatto. Esatto. Tipo, Viecce. Giusto per ricordarci. Ok. Esattamente. Direi che ci siamo. E faccio una domanda a Bea. Dato che lei, che la madre ha deciso di fare gli occhi diversi, sì, tu vuoi tenerli così o magari vogliamo fare degli occhi chiari chiari? Sì, piuttosto sì. Una cosa di questo tipo? Quindi tipo... stavo facendo casino, ragazzi. Occhi diversi. Facciamo occhi chiarissimi. Sì, e tra l'altro ho visto sulla scheda che ha la mantellina. Ok. Cordame. E chi avrà il kit del trucco? Ah, sei tu! Ci travestiremo tutti, ci farei tutte bellissime. Mamma mia, che finaccia! Che finaccia! No, no, no! No, aiuto! Ma Mila, se ti è venuto in mente qualcos'altro, dimmelo, eh! Ma noi avremo anche il nostro stemmino? Spoiler. Aspetta, facciamo l'annetta che manca. Ah, no. È vero. Esatto, non voglio prendere possesso della direzione. Non so, è vero. Intanto però, Annetta, rispondici su questa cosa dello stemmino e poi dopo prosegui col tuo. Allora, ok. In realtà io e Laura oggi abbiamo visto questa cosa qua dello stemma e avevamo due idee diverse da proporvi, nel senso, dimmi se sto sbagliando qualcosa Laura. No, vai, giustissimo. Okay. Perché essendo tutti personaggi che hanno comunque dei richiami a delle casate già esistenti, ok, Parsifal e così via, effettivamente questi cavalieri hanno degli stemmi, che tra l'altro troverete nel libro che stiamo facendo con Mia. Ma al di là di questo, o l'alternativa sarebbe o cerchiamo di modificare leggermente gli stemmi ai quali vabbè, i nostri personaggi sono già legati, sia a livello familiare che possiamo un attimino vedere come fare, oppure ci creiamo il nostro stemma. A me piace la 1, anche perché stavo pensando, almeno nel mio caso, essendo sorella di Galvano, stavo pensando allo stemma di Galvano magari con qualcosa di modificato. Per esempio i Targaryen erano con il drago rosso su sfondo nero, i Blackfyre sono il drago nero su sfondo rosso, quindi è in negativo. Quindi visto che Galvano e sua sorella hanno questo rapporto un po' di amore e odio, evidentemente parte di Gwen più che altro, nel mio caso specifico pensavo a o girare lo stemma o comunque fare un magheggio simile. Ok, ok. Piuttosto che inventarmelo da zero. Mm-hmm. Come, allora, secondo me come preferite. Quindi questo richiamo storico secondo me ha senso. Sì. Cioè anche con il fatto che abbiamo comunque giocato su dei personaggi che già esistono o comunque che sono stati un po' rivisti da Laura, secondo me ha più che senso. Ok, allora Lotte, essendo Lancillotta, avrebbe le insegne che non sono sue, perché Lancillotta gira sempre con insegne non sue, perché sennò cioè, nessuno lo sfida. Mm-hmm. O avrebbe il classico stemma con le tre linee rosse, che vuol dire che lui ha la forza di tre uomini. Però visto che la nostra Lotte è una donna, io userei l'altro stemma di Lancillotto, cioè il leopardo. Ok. È quello un po' meno... È usato anche quello, ma meno canonico, diciamo. Ok. Che è anche molto carina come cosa. Eh sì, il leopardino. Sì. E invece io e Bea, quindi a questo punto possiamo... Dato che siamo tutte parenti di Parsifal, giusto? Mm-hmm. Sì. Potremmo andare a vedere un attimo lo stemma di Parsifal e modificarlo un po'. Sì. Una cosa di questo tipo.
Magari, Bea, tu se vuoi, essendo di un ramo della famiglia, puoi aggiungere qualcosa, perché sì, ovviamente tuo padre avrà inserito un elemento di tua madre nello stemma, cioè quando si uniscono le famiglie. Quindi, volendo, nel suo c'è qualcosa in più, sì, o di diverso. Diversi, comunque, quello mio e di Annetta, almeno. Sì, allora a questo punto rimango io più fedele allo stemma. Eh sì, tu lo fai più simile a quello di Parsifal, e quello di Bea ha quello di Parsifal più qualcos'altro. Che di solito nel periodo più tardo era il momento in cui diventavano quadripartiti, perché si aggiungevano i vari elementi. Poi Mila ha decisamente più esperienza da questo punto di vista sulla costituzione degli stemmi dal punto di vista araldico. No, anche perché appunto sia lo vediamo con Galvano, Agravano, Gareth e Gaeris, che sono fratelli, o anche con Parsifal, Lamorak e Thor, che sono a loro volta fratelli, hanno gli stemmi, esatto, fanno proprio questa cosa qua, hanno pochissime modifiche, o cambia il colore, o diventano invertiti, o addirittura come con Galvano e fratelli, che avrebbero l'aquila con due teste, che è una figata come simbolo. La si vede magari appunto o quadripartita solo da un lato o con la fascia, quindi si può giocarci un sacco. Ma posso averla contro teste? Ogni riferimento è puramente casuale. Scusate. Intanto ciao ragazzi che state andando, leggevo la chat a tratti. Oggi siamo tantissimi, sto faticando davvero un sacco a seguirla. No, è... Siete tantissimi, ci fa un sacco piacere in realtà, quindi... Ma stavo pensando che qualche stemma lo posso far vedere, cioè, per esempio, quello di Parsifal che, correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere quello con lo sfondo viola e le croci gialle, se non sbaglio, giusto? O è di Parsifal o è uno dei suoi fratelli, ora non ricordo, ma penso... Non è di Parsifal, aspetta che... È di Parsifal. È di Parsifal, vero? Ok. Perché io li ho salvati tutti, ma non li ho ancora rinominati. Sì, sì, è di Parsifal, ce l'ho davanti quelli del manuale. Ah, ok, bravo, allora. Esatto. Datemi un secondo che ve lo faccio vedere, perché non ci avevo pensato. Sì, intanto io ne approfitto per dire che nel gioco è previsto che voi possiate crearvi il vostro stemma araldico. Infatti ci sono ben due pagine con tutti quanti i tipi principali, e voi ve lo potete comporre come volete e crearvi la vostra stirpe, perché Pendragon è un gioco che si sviluppa su lunghissimo periodo. Funziona benissimo con le campagne perché, anziché livellare il personaggio, voi accumulate gloria per i vostri eredi. Quindi voi giocate delle campagne che si sviluppano nelle stagioni, e a un certo punto i figli del vostro personaggio prenderanno il loro posto, cioè il suo posto, e quindi voi avrete 2, 3, 4 generazioni appartenenti al primo cavaliere che voi avete creato come PG, e le campagne si svilupperanno quindi su saghe familiari. E quindi l'idea di uno stemma che si sviluppa parallelamente al personaggio, alla gloria raggiunta, ai tesori trovati, ecco che assume un senso dal punto di vista del gioco. Quindi questa cosa degli stemmini ci piace tantissimo. Bene. Sì, no, è veramente figa. Io per ora ho messo su quello di Lancillotto, che è riferimento a quello che diceva Mila, e questo dovrebbe essere quello di Parsifal. Sì, esatto. Quindi adesso penso come posso modificarlo effettivamente. Anche tu, Bea, pensaci che... lo facciamo. Anche l'idea di invertire i colori non è male, che dicevano prima. Invertire i colori... Croci viola, sfondo giallo. Ok, sì, si può fare, perché croci viola su campo giallo. Con campo giallo e croci azzurre, oppure campo giallo e croci nere. Quindi si può fare. E mi veniva tipo, no, adesso confondiamo tutti i colori di tutti, aiuta! Ah! E invece no, si può fare! Ed esce un bellissimo stemma arcobaleno. Ogni croce è un colore, però sì, si può tranquillamente fare. Sì, 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 sì. Sì, dai, direi che è carina come idea. Andata, ci andata. Piace. Sì, 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 sì. Allora, andata. Ci sono un'altra serie di piccole cose da vedere insieme, perché abbiamo visto allora quali personaggi scegliere, abbiamo capito più o meno il gruppo come sarà composto, perché il nostro antefatto, e poi lo ripeteremo anche il giorno della sessione, è il seguente. Voi vi ritrovate tutte quante nel castello di Dindrain.
Gwen e Lotte stanno facendo il loro giro consueto per raccogliere aderenti alla rivolta del mondo cavalleresco e sono amiche di Dindrain, più o meno siete tutte coetanee tra i 19 e i 21 anni, quindi vi conoscete. Dindrain sta tenendo il castello visto che il fratello per l'ennesima volta è sparito in una delle sue missioni e Isotta ovviamente sta lì con Dindrain, ok? Tutte quante voi avete conosciuto Parsifal, conoscete il villaggio, o meglio, il borgo di Dindrain e Parsifal, ci siete già state diverse volte. Diciamo che il vostro giro, Gwen e Lotte, è cominciato da relativamente poco, cioè dovendo puntare a ottenere un po' di sostegno, siete andate direttamente da Dindrain. Ok? Dindrain, di cui non sappiamo nulla perché mi pare che tu debba ancora fare la tua descrizione. Giusto, giusto. Ci hai provato, allora. Beh, io non ho detto niente, però, che... però allora, io devo andare a vedere quindi i tratti, giusto? I tratti. Sì, aspetto distintivo. Allora, aspetto distintivo. Ho le fossette. Oh. Ci sta. E i capelli lunghi intrecciati. Abbiamo capito che nel ciclo arturiano le trecce vanno un sacco di moda, ci piacciono proprio tanto. Comodità, comodità. E poi si scoprì che invece andavano tutte quei capelli sciolti. Però, allora, però lei ce la vedo con i capelli proprio lunghi, cioè un po' più vestita da... proprio da nobilotta, non so come dire. Scusami, stavo leggendo in chat che sono carichissimi. Per essere in tema con l'epoca, ai fossati, non le fossette. Vabbè. Oh mio Dio. Sento un certo freddo. Ah, Sbrillo ti vuole con una tiara delicata in argento, oh, con i capelli d'oro. Comunque, Annetta, ci stanno i capelli lunghi perché non sei ancora sposata e sciolti. Giusto. Perché, esatto. Poi quando più ci si sposa e cioè, più meno si è libere, allora più i capelli sono acconciati, almeno nel Medioevo. E li teniamo biondi. Così facciamo contento Sbrillo, mi piace. Sbrillo mi ha sempre dato degli ottimi suggerimenti in chat. E per esempio il design di Morgana del libro ha avuto dei suggerimenti dal signor Sbrillo, per esempio. Questa cosa la ricordo perché... roba. Allora, quindi capelli dorati, vai chat, ci serve chat, prego. La nostra terza caratteristica. Non so, la tiara ha senso? Se c'è la Cassandra, fidati, ce la può avere anche Dindrain. Allora, Spike suggerisce collo lungo. Mantello color porpora, perché deve avere un ruolo di comando. Oddio, il color porpora in questo caso forse non conviene. Ah, molto alta. Ok, va bene. Fox li propone la cicatrice. Ma le donne, secondo voi, in quest'epoca, no? Ma come si accoltellavano con l'ago per cucire, non lo so. Beh, io ce la vedo molto, stavo guardando un po' qua, come si dice, la... Una voglia con una forma particolare, suggeriscono. Sempre... La gobba. Ma perché la gobba? Le streghe qua proprio vanno, cioè le voglie... Capirà, una piccola voglia a forma di croce rovesciata. E poi, vabbè... Vabbè, Laura, è chiaro che dovrai fare una one shot prima o poi, sempre con questo stesso party, che chiamerai Coven, e quindi sarà tutto a tema streghe. Giochiamo ad Arts Magica, ragazzi. Ci siamo, siamo pronte. Allora, io sto vedendo che le sue passioni sono tipo ospitalità, onore, quindi io ce la vedo molto gioviale nel modo di fare. Avendo questa particolarità molto spirituale, anche molto, molto tranquilla, ogni tanto un po' sulle nuvole, ma sempre molto nel suo ruolo, ecco. Cioè, ce la vedo molto... Beh, un po' tra le nuvole ci sta, è molto alta. Scusate, dovevo dirlo. Va bene. Ormai avevo preso il mood, dai.
Ah, ecco, se avesse un animale da compagnia come un gufo o un falco, allora un momento per apprezzare che dei personaggi ce n'è uno che ha il livello di falconeria altissimo, che mi pare sia Gwen. Anacleto, avevo... voglio Anacleto. E basta, è finita. E io che speravo che una di voi chiamasse il cavallo Semola. Perché Gwen, se avevo letto bene, Galvano era legato ai falchi, il personaggio. Che avrebbe senso, tra l'altro. Però non mi ricordo se fosse Galvano. Mila, tu sei come... Mila? Penso che... Beh, se guardi anche lo stemma familiare, sì. Penso sì, di ha senso, effettivamente. Allora, io ho scritto falconeria, tra parentesi 3 e fuori parentesi 10. Buono, sì. Ok. Quindi avrà un falco a tre teste. Interessante. L'importante è che siano più delle teste del fratello. Esatto. Nel dubbio. Allora, qui suggeriscono un sacco di cose, fenicottero da compagnia, grazie Quest, a me piace, bracciale con un serpente attorcigliato al braccio, abbiamo la madre dei falchi. Ormai. No, ma io sto guardando, ma cioè, ho dei tratti personali assurdi, tipo che spirituale c'ho 16, cioè io sono sempre nel mondo dei sogni sostanzialmente. Oh, allora, perché hai il tratto spirituale altissimo? Perché il tuo personaggio ha una dote particolare. Dindrain, secondo il testo, ha delle doti profetiche che in gioco si traducono con una skill particolare che sono le benedizioni, per cui può fare l'equivalente di ispirazione bardica. In pratica puoi andare in giro a benedire oggetti, persone, luoghi, e questo dà bonus ai tiri. È tutto bellissimo, ragazzi. Quindi hai un po' di livello spirituale poco mondano, ma per un'ottima ragione. Quindi sono tipo un po' una professoressa Kuman, ma più... Senza occhiali. Senza occhiali e un po' più... No, un po' più... Non così tanto sulle nuvole. Bello. Mi piace. Va bene, va bene. Quindi suggerivano anche il bracciale? Sì. C'è chi ha parlato di un filo di perle tra i capelli... chi dice che giustamente hai un piccione con l'elmetto come animale da compagnia? Beh, giustamente. Sarebbe oppure carino. Sempre circondata dai piccioni, perché magari nella sua grande bontà e spiritualità si mette a dare da mangiare agli uccellini che arrivano. Ed è subito la vecchina di Mary Poppins. Avevo pensato a Biancaneve in realtà, però va bene uguale. Ma io, data la spiritualità, avevo pensato a San Francesco, però anche a posto. Bene. Alte vette. Vabbè. Mamma mia. Non lo so. Beh, allora, sono molto alta. Vabbè, ovviamente come abiti, io vedo che in realtà ho addosso anch'io il porto d'armi. Sì, cioè... anch'io addosso il porto. Ah, sì? Il porto, sto facendo tre cose contemporaneamente. Allora, perché vedo che ho l'armatura, lo scudo, la lancia, la spada e il pugnale, in realtà. Perché, ragazzi, è quello che vi dicevo prima, avendo la scheda maschile da guerriero, voi avete una dotazione standard. Cioè, in pratica, voi potete fare una specie di circolo attorno a Isotta e fare uno scudo umano. Quindi, devo mettermela per forza l'armatura? Avrebbe senso. No, no, perché non devi per forza indossarla, vuol dire che tu, cioè, se ti sposti dal castello volendo ce l'hai, perché hai quella in dotazione della tua famiglia, cioè, volendo ce l'hai, ma non devi per forza indossarla, cioè, se stai a casa non vai in giro con l'armatura. Ah no? A meno che tu non sia Gwen, in quel caso probabilmente ci vai anche a dormire. Esatto. No, perché a questo punto io mi farei, cioè, penserei ad un personaggio più... vestito bene a questo punto, cioè non è che con l'armatura sia vestiti male, non è quello il discorso, più nobile. Hai già offeso 2 PG su 4. No, non volevo. Vabbè, anche perché una bella armatura seria costavano, cioè o diventa un'armatura cioè piuttosto pregiata, e quindi un'armatura da ballo, dice Spike. Beh, ce n'erano alcune che sembrano veramente... C'erano quelle da parata, no? Quelle da cerimonia. Senti, se il Papa potuto entrare a Bologna con l'armatura dorata, direi che può farlo pure Dindrain.
Dai, vediamo. Armatura. Armatura glitterata. Intanto rispondo: no, Andrea, non ci sono personaggi esplicitamente legati a Nimue. No, no. Si sono scelti appositamente dei personaggi che avessero dei richiami a quelli del ciclo arturiano, ma non fossero proprio loro. Non è divertente giocare qualcuno che è già ricco, famoso, bravo e glorioso e via dicendo. Si sono personaggi che stanno aspirano a fare grandi gesta, chissà se ce la faranno, chissà se riescono a non morire mentre escono dal castello. I nostri fratelli. Sì, in pratica. Fratelli, cugini e parenti. Esatto. No, direi che ci siamo. Ho solo, mi sono data qualche idea, quindi ho scritto spirituale, quindi giusto per anche darmi un attimo l'indicazione. La coroncina la terrei, magari è una cosa molto delicata, e poi il fatto che sono valorosa. Ok, non mi fermo perfetto. Davanti a niente, anche se non sono un cavaliere. Ci piace. Allora, io a questo punto vi direi un po' di cose su come funziona il sistema per darvi... No, un'ultima cosa sull'ambientazione ve la faccio vedere, così vi do un'idea. Ti okay. condivido un secondo lo schermo, Annetta, faccio vedere la mappa. Vai, prego, prego. E poi ti faccio ricondividere, così se vuoi intanto continuare a schiacciare un pochino. Vediamo come okay. prendo vita i personaggi. Allora, dovete sapere che questo gioco ha avuto una lunga, lunghissima fase di stesura, per cui esistono una marea di edizioni. È uscito recentemente, parliamo dell'anno scorso, il quick start della sesta edizione, che appunto attualmente è l'unica cosa che noi sappiamo sul prossimo sistema che ci sarà. Quindi la versione che useremo noi per giocare è la cosiddetta 5.2, che si trova ovviamente sullo store di Chaosium. E oltre al manuale base è possibile acquistare una cosa che io ho adorato tantissimo, il map folio, quindi una raccolta PDF in Super HD di 44 mappe raccolte da tutte quante le varie edizioni del gioco in bianco e nero e che hanno di tutto, da planimetrie di abbazie a planimetrie di castelli e così via. L'ho amato tantissimo. Il problema è che appunto, come dicevo, sono in bianco e nero, quindi la differenza tra la 5.2 e le edizioni successive si vede. Allora che cosa ho fatto? Ho chiamato il gruppo di Gianografica e ho detto... mi fai una bozza per oggi pomeriggio? E quindi fondamentalmente gliel'ho fatta ricolorare. Questo è successo circa alle 4 di oggi pomeriggio, noi andavamo in live alle 6, quindi ecco, mi hanno mandato a quel paese e mi hanno dato una super bozza, di modo che per la live avremo anche alcune mappe colorate originali del gioco, insomma. Allora, intanto vi faccio vedere dove è ambientato il tutto. Quindi ora ci odiano comunque, quelli di Gianografica. No, a voi vogliono bene, a me mi vogliono morto ovviamente. Ah, ok. Io come al solito mi ricordo, ma ci sarebbe questa cosa da fare, per quando era? Per ieri. Che bella! Ricordatevi voi che siete in ascolto, che se fate parte dell'associazione potete entrare anche voi a far parte del team di Gianografica e odiarmi. Ha i suoi vantaggi. Attimo promozionale. Allora, il gioco ti dice... Bello il ciclo arturiano, esistono 660 materie, materia di Bretagna, quella gallese e così via. Però a noi ci piace l'Inghilterra e quindi, eccola qua, questa è la mappa ufficiale del gioco e ci sono tutti i possibili posti in cui sarà in futuro possibile giocare. Attualmente voi siete qui. Salisbury. Okay. Anzi no, a dire il vero voi siete... Scusate, mi sto divertendo un sacco. Questa è del manuale, già colorata così, eh. Ok, voi siete... Ok, non siete qui, siete tipo... Qua. Ecco. Qua. Siete in questo qua. Puntino microscopico. Molto bene. E nello specifico, ciascuno di voi, ciascuna di voi... ha un suo castello d'origine e eccola qua. Questa è la mappa ricolorata in bozza che mi hanno detto ti odio se la fai vedere, quindi io, voi non avete visto niente, ok? Hanno ancora i colori di base qua senza effetti, vabbè, mi stanno odiando tantissimo. Allora, Sarum in teoria è la capitale. I tre
paesi dei vostri personaggi sono Danford, Newton e Laverstock. La nostra avventura parte da Laverstock, quindi siete tutti quanti, diciamo, che gravitate attorno al centro principale, che è Sarum, dove si trova il conte di Salisbury, Lord Roderick e Lady Elaine. Ok? Ok. Quindi, questo è l'incipit a livello di luoghi, sufficientemente vicini a Camelot, così, nell'hinterland di Camelot, come dice Red Food, mezz'ora di treno e via. Tra l'altro, siccome noi siamo nell'ambito di Ti racconto una storia, viaggi e viaggiatori, un momento per apprezzare che c'è un intero capitolo dedicato agli spostamenti, cioè come muoversi da un punto a un altro, tutte le distanze e via dicendo, quindi ci sta. Allora, questo è anche il momento per dirvi delle schede. Allora, il sistema di gioco è molto semplice. Di 20, voi dovete tirare al di sotto. Quando voi fate un check di un'abilità e avete la scheda con tutte quante le abilità preimpostate, non dovete guardare il valore tra parentesi perché quello è il valore di partenza, ma voi avete una serie di modificatori che trovate sulla destra, quindi dovete guardare il valore scritto a destra. Quando voi dovete fare un tiro in un determinato campo, non dovete far altro che lo stesso numero che trovate sulla scheda o inferiore. Quindi come funziona il critico? Quando voi beccate esattamente il numero della scheda. Ah, ok. E quindi più è alto il valore, più è facile avere successo. Non vi preoccupate, alcuni valori sono bassissimi, perché ovviamente vi completate come personaggi. È un gioco che è previsto per stare sempre in gruppo, quindi il giochino del "ah, ci separiamo", no, non vi separate, no, a meno che voi non vogliate morire male, nessuno si separa da nessuno, d'accordo? Ce lo segniamo. Nessuno si separa da Annetta, quindi. Tutti vicini, tutti insieme, andate in gruppo. Ho zero in lettura. E sì, la maggior parte di voi è praticamente analfabeta. Io 10. Almeno quello. Io non lo so. Ok. Li leggerai solo tu. Allora, attenzione. Sì. Io do per scontato che voi abbiate avuto, essendo nobili, un'educazione di base, quindi sapete più o meno leggere, anche scrivere, nella vostra lingua. Anche io. Poiché Isotta ha un passato da pagana, lei ha la capacità di leggere anche una lingua antica. Tutti quanti voi fate parte della cultura Kimric, uso il nome inglese che è più figo, quindi Beatrice sa leggere l'antico Kimric. Figo. Ok. Bello. Vi servirà? Spero per voi di no, perché di solito ci sono scritte brutte cose in Kimric. Non è una bella cosa. Allora, tutti gli altri valori che voi trovate sulla scheda, ad esempio le caratteristiche e soprattutto tratti e passioni, sono primariamente per interpretare il personaggio, ma possono essere richiesti dei tiri in casi di forte scelta morale. Cioè, il vostro personaggio, sulla base del proprio tipo, quindi cavaliere o dama, o del proprio tratto religioso, cristiano romano, cristiano britannico o pagano, ha dei valori morali, quindi vizi e virtù, di cui è, come dire, più fedele, tra virgolette, sono considerati più importanti, e ce li avete infatti con la spunta sulla mappina, sulla scheda. Ok? Che cosa succede? Che quindi voi potreste ritrovarvi a dover fare delle scelte che vanno contro i vostri principi. Quindi voi che avete magari un alto valore di castità, a un certo punto venite ammaliate da qualcuno in un bosco e dovete fare un check su lascivo, che è il tratto corrispondente al negativo, per vedere se siete in grado di resistere. Oppure state duellando, il vostro acerrimo nemico si inginocchia e implora pietà e voi dovete vedere se siete misericordiosi oppure no. Quindi può succedere che il vostro personaggio modifichi questi vizi e virtù sulla base di come voi vi comportate durante la sessione. Sono check abbastanza rari, utilizzati soprattutto nei momenti più epici della campagna, cioè quando il personaggio deve fare delle scelte parecchio
importanti per l'esito stesso della campagna e per la sua crescita personale, perché ricordiamoci che questi racconti sono soprattutto racconti di crescita, di formazione e di scoperta, e queste sono le tematiche principali che ci saranno nella campagna. Sì, ci piacerebbe, nella one shot, scusate, è un lapsus. Perché diventerà una campagna? Ciao Romeo, e diventerà una campagna. Diciamo tutti che faremo noi la shot, cioè voi vedrete la shot e noi tra 2 anni staremo ancora qui a giocare. Ok, questo è veramente tutto il sistema. Quindi i tratti sono il vostro carattere, le passioni sono ciò che vi muove ed è uguale per tutti, perché ovviamente fate tutte parte della stessa contea, tutte avete gli stessi valori e la stessa cultura, quindi amore per la famiglia, lealtà nei confronti del sovrano, ospitalità e onore sono proprio i 4 concetti fondamentali. L'equipaggiamento è base, il resto è puramente narrativo. Ci siamo? Sì. Mm-hmm. Dubbi, domande? No. Relative più che altro al combattimento, però magari quello lo vediamo direttamente sì. In sessione. In realtà funziona certo. Più o meno nella stessa identica maniera, con la differenza che avete 2 soglie da raggiungere, cioè dovete fare di meno del vostro valore, ma di più del valore dell'avversario. Ok. Quindi avete una soglia molto stretta di range entro cui... Ah, ok. Ricordatevi che ci sono tutti i valori cavallereschi, quindi duellare sì, ma con onore, uccidere non è sempre la risposta, e così via. Vi dico solo che una delle frasi leitmotiv del manuale è prima il re e poi Dio. Cioè a livello di valori okay. Del cavaliere, no? Ok? Bene, allora... Io ho una piccola sorpresina per voi che state guardando e che oggi avete partecipato con noi a questa live, ma soprattutto per voi ragazze, per lasciarci un pochino di hype in vista di giovedì. Ricordo che noi quindi il 21 ottobre saremo sul canale di Annetta per giocare la shot Il respiro del drago alle 21, quindi mi raccomando. E il nostro gruppo di Giano Media ci ha fatto una piccola sorpresa. Ci ha preparato la sigla della nostra sessione, quindi io direi che adesso la possiamo ascoltare proprio nel mentre io vi dico l'incipit della nostra one shot. È una fredda mattina, mentre vi trovate nel castello di Lady Dindrain a conversare amabilmente, ora che siete finalmente libere di farlo, visto che Messer Parsifal è partito tutta urgenza e fretta per una strana missione, una delle sue probabilmente, dicendo che questa fosse finalmente la volta buona. Non è la prima volta che in questi mesi sparisce per delle settimane alla ricerca del vero tesoro che lo renderà un cavaliere. In effetti, in tutta Salisbury si sta cominciando a vociferare fin troppo spesso di strane apparizioni, poteri incantati e cose del genere. Ma a voi non interessa. Avete ben altri problemi di cui discutere, problemi seri. Pare che dalla contea al nord non stiano giungendo le tasse, che per l'ennesima volta abbiano rifiutato di ricevere a corte la povera Lady Lotte, che nell'orto stiano smettendo di crescere una serie di piante davvero molto importanti per la nostra Lady Isotta, e che Gwen abbia nuovamente discusso con suo fratello, ma questo effettivamente è l'ultimo dei vostri pensieri, visto che succede un giorno sì e l'altro pure. Ed è mentre state discutendo di queste amabili questioni che Sir Cletus, il maestro di cerimonie o gran siniscalco del castello, entra trafelato, guarda Lady Dindrain e fa: Lady, una missiva urgente da parte di Lady Lane di Sarum è per voi, e noi ci vediamo giovedì 21 ottobre. Bene,
Niente saluti però, perché adesso mi dite il recapino di dove trovarvi. Ok, ok. Prossimi appuntamenti, ragazzi. No, la nostra live l'abbiamo finita. Abbiamo sforato ampiamente, c'è la regia che mi sta scrivendo messaggi minatori da 10 minuti in chat. spero che l'incipit vi sia piaciuto. Tantissimo. E prima di rivederci però da qui a giovedì, insomma, se vi va di fare un attimo un giro per raccontarci dove siete nei prossimi giorni e gli orari delle vostre live. Che bello, finalmente posso dire anch'io questa cosa. Ho delle ospiti, che bello, questa cosa mi diverte moltissimo. Quindi vai, vado a giro, Annetta. Ma allora, in realtà a me mi trovano tra un'ora e neanche un'ora e mezza sul canale, che andiamo avanti a disegnare un po' di personaggini, e perché no magari anche questi, vediamo un po'. Tra l'altro, in queste settimane sul canale, se passerete al mattino, mi troverete a disegnare alcuni di questi personaggi. Quindi, se avete voglia di fare un giro, siete assolutamente le benvenute, e ovviamente anche tutti voi in chat, aspettatevi che finiremo la nostra sfida del mese, o inizieremo, vabbè, comunque, e andremo avanti con questi personaggi che dovranno essere finiti per giovedì prossimo. Ottimo. Madre? Allora, io sarò in live tra anch'io più o meno un'ora e mezza, quindi alle ore 21. Quindi se finisco prima, Annetta, ti faccio il ride. Subito. Allora, è una sfida, eh. È una sfida. una sfida. Noi di solito ci mandiamo i ride a vicenda, quindi chi finisce prima puntualmente non manda all'altra. E stasera leggeremo, andremo avanti a leggere, il libro game di Edgar Allan Poe, diciamo a tema Edgar Allan Poe, niente, è questa è la lingua che mi si è incartata, e quindi andremo avanti così. Io di solito sono in live il lunedì, il martedì e il mercoledì sera dalle 9 alle 11 circa, però se voi cercate la madre dei draghi su Instagram, YouTube o Twitch, mi trovate. O guardate la chat che l'abbiamo spammato tantissimo, ecco. Ci sono tutti i link. Bea? Allora, io sono in live domani sera alle 9 e sabato mattina alle 10:30, se riesco, sabato è un po' in forse, e disegno cose, non so bene cosa ancora, quindi disegnerò cose. Disegna cose bellissime, quindi è andata a trovare la Bea, ecco. Mila. Ok, allora... Parlaci dei tuoi libri. No, allora, live, la prossima live che farò è quella con voi. Però sul mio canale YouTube caricherò prossimamente la puntata alla radio che ho fatto settimana scorsa sui draghi nel mito e nell'immaginario tolkieniano, che insomma, ricchissima come puntata in realtà. E sul mio canale Instagram, che si chiama MeetMeets, come la mia collana mitologica, sto facendo nel mese di ottobre il MeetOctober, dove appunto artisti un po' di tutto il mondo in realtà mi taggano nelle loro opere mitologiche. Se anche voi volete farlo, siete assolutamente benvenuti. Io posterò poi la loro immagine con un post speciale che va a spiegare un pochino, approfondire la figura del dio, della creatura, insomma di quello che viene raffigurato. Beh. E tra poco, come ormai saprete, uscirà come prossimo libro della collana mitologica il libro illustrato, sì, Cavaliere della Tavola Rotonda, naturalmente, illustrato da, è qui, dalla nostra Annetta, che io l'ho visto ovviamente in preview e aspettatevi tanta, tanta, tanta roba, perché è stata bravissima, veramente. Qui lo aspettiamo con ansia, esatto. Subito, mandatemi il link. Vogliamo anche noi le preview, così non vale però, eh. Ma magari Mila facciamo vedere qualcosa? Vai. No, oggi no, magari, la prossima volta poi dopo la sessione. Ci hai illusi però, ci hai fatto credere. Sì. Ci hai fatti sognare per un attimo. Io no. Ormai l'hai detto però, eh. No, ma adesso poi prima ci accordiamo io e Mila su che cosa vogliamo farvi vedere, che cosa no, e poi vi facciamo vedere. E poi possiamo far vedere di aver sbagliato a cliccare il documento e farvi vedere quello che non dovevamo farvi vedere.
Bene. Grazie mille Laura per averci ospitato oggi, grazie mille a tutti i ragazzi del Salotto di Giano. No, ma che è stato veramente un piacere, finalmente ho avuto l'occasione per portare Pendragon, che sono 3 anni che me lo sono studiato e tra una cosa e l'altra non sono mai riuscita a farci la sessione, quindi sono molto contenta. Io ne approfitto per dire che noi ci vediamo giovedì pomeriggio, questo giovedì alle 18 con Giano in cucina, andiamo avanti a scrivere il nostro ricettario per 7C, abbiamo un contorno di Eisen, se non mi ricordo male, quindi evviva, piatti dalla Germania. E poi il lunedì con Annetta siamo da 20 facce con il nostro starter set, ma non questa settimana, non è vero, ci ho provato. E niente, poi ci vediamo direttamente settimana prossima, il prossimo martedì alle 18 con un nuovo appuntamento di Ti racconto una storia. Quindi, grazie a tutte voi, grazie a voi che ci avete seguito in chat, a tutti i gruppi di Giano che hanno organizzato questa diretta, e non vedo l'ora di giocare il respiro del drago insieme a voi. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.